Amici di Fight, questo weekend ricominciano gli eventi targati UFC. Ricominciano gli eventi targati UFC e soprattutto in orario europeo, quindi l'inizio della preliminary card sarà alle ore 18 e inizio della main card intorno alle ore 21. Andiamo subito a scoprire cosa ci riserva questo evento, il primo, ricordiamo, della promotion di Dana White nel 2021. Il match di apertura della main card sarà un match valido per la categoria dei pesi medi, quindi al limite delle 185 libbre. A scontrarsi saranno Punele Soriano contro Dusko Todorovic. Parliamo di due fighters imbattuti, in quanto Todorovic ha un record di 10 vittorie su 10 e una vittoria in UFC, contro invece Soriano, che di match ne ha vinti 7 su 7, di cui uno in UFC. È uno scontro che vedrà appunto due atleti dotati di un grande KO power, quindi è un match che difficilmente potrà protrarsi e svilupparsi lungo le tre riprese. Si tratta di avversari che comunque fanno dello striking la loro prerogativa, con una precisione maggiore per il serbo, mentre invece efficienza e precisione dei takedown è in favore del fighter Soriano. Entrambi non si presentano come atleti inclini alle sottomissioni, motivo che mi porta ulteriormente a pensare che sarà un match che si svilupperà in piedi. Il mio pronostico vede vincitore Dusko Todorovic. Questa card UFC ci riguarda da vicino, è una card dal sapore patriottico perché ad onorare il tricolore italiano ci sarà Alessio Di Chirico. Manzo infatti rientra nell'ottagono UFC ed è alla ricerca di una vittoria che spezzi una striscia negativa che l'ho visto sempre sconfitto negli ultimi tre incontri. In entrambe le occasioni la sconfitta è arrivata sempre per decisione unanime, quindi Alessio non è stato finalizzato nei tre incontri precedenti. Avversario di Alessio Di Chirico sarà Joaquin Buckley. Il nome di Joaquin Buckley è saltato agli onori della cronaca per il KO stupendo, lo spinning back kick con cui ha messo KO Impact Zanganai, un KO che è stato decretato da molti come il KO dell'anno. Buckley arriva da due vittorie consecutive e quindi si presenta con uno stato d'animo diverso rispetto al nostro connazionale. Buckley, come detto, ha vinto contro Zanganai e contro Jordan Wright sempre per KO e sempre al secondo round. Incontro difficile quindi per Di Chirico, che andrà a scontrarsi con il fighter 26enne del Missouri. Andando a verificare le statistiche, sia la precisione del grappling che dello striking vede il nostro Di Chirico davanti. Però ovviamente quando si chiuderà la gabbia si farà i conti con tutt'altro che le statistiche. Il mio pronostico comunque strizza l'occhio, tra virgolette, al nostro Di Chirico, che secondo me ha buone possibilità di portare a casa il match. Molta differenza la farà il discorso legato al cardio. La prima Fight Night del 2021 è l'evento che vedrà il ritorno del gangster argentino Santiago Ponzinibbio, che andrà a sfidare il cinese Jin Yang Ling in un match valido per la categoria dei pesi medi. Ponzinibbio ha attualmente una win streak di 7 incontri e nel suo ultimo match del 2018 ha sconfitto per KO al quarto round Neil Magny. Lo stesso Magny lo scorso marzo a UFC 248 ha invece afflitto dispiacere al fighter cinese, sconfitto per decisione unanime dal fighter di origine haitiane. È un match che si preannuncia molto equilibrato. Neil Magny attualmente è un avversario che può essere definito ostico per molti, quindi la sconfitta del fighter cinese può essere anche plausibile. Sicuramente una vittoria contro Santiago Ponzinibbio potrebbe rilanciare le velleità e le ambizioni di Jin Liang. Però attenzione, perché Ponzinibbio, che ha un record di 27 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte e un record di 9-2 in UFC, è un fighter che nella categoria dei pesi welter può veramente dire la sua. Curioso di vedere se il footwork e la kickboxing dell'argentino saranno utili ad infliggere la prima sconfitta per KO al cinese. Il mio pronostico vede favorito Santiago Ponzinibbio. È una sfida dal sapore vintage, quella che ci attende nel co-main event della Fight Night in programma domani sera. Infatti, ad scontrarsi in un match valido per la categoria dei pesi welter, ci saranno The Natural Born Killer Carlos Condit, che andrà a sfidare Matt The Immortal Brown.
Insieme vantano 83 incontri da professionisti e 53 vittorie, di cui solo 5 arrivate per vedetto dei giudici. Si tratta di due fighters che entrambi amano scambiare in piedi, con Condit che ha una maggior numero di vittorie per sottomissioni rispetto a Brown. Brown, che ha 40 anni, viene da una sconfitta riportata lo scorso maggio contro il giovane prospect Miguel Baiza per TKO all'inizio del secondo round. Condit invece è tornato a combattere sconfiggendo per decisione unanime Curt McGee e ha interrotto una striscia consecutiva di 5 sconfitte negli ultimi 2 anni. È un match che vedrà di fronte due veterani delle arti marziali miste e il mio parere vede Carlos Condit favorito rispetto a Matt Brown. L'impressione è che Condit, vincendo la seconda volta, potrebbe clamorosamente rilanciare le sue ambizioni per entrare quantomeno non nel giro titolato, ma magari nella top 15. Quindi per me il vincitore sarà Carlos Condit. Main event della prima Fight Night del 2021, molto interessante. In un incontro valido per la categoria dei pesi piuma, quindi ricordiamo il limite delle 145 libbre, si scontrano Max Blessed Holloway contro Calvin The Boston Finisher Cutter. Max Holloway ritorna nell'ottagono dopo aver perso i 2 match contro Alexander Volkanovski, di cui uno gli è costato il titolo di pesi piuma, mentre invece l'altro gli è costato una sconfitta per split decision, un esito molto controverso, criticato da molti addetti di settore, in quanto, secondo molti per l'appunto, Holloway non meritava di perdere il match. Sta di fatto che il verdetto dei giudici è inoppugnabile e quindi Max Holloway non è riuscito a riconquistare il titolo. Volkanovski, che adesso sfiderà Brian Ortega e quindi avrà la sua seconda difesa titolata, osserverà con molta attenzione il match tra Holloway e Calvin Cutter, perché con molta probabilità da questo match uscirà nuovamente il number one contender. Ci spera Max Holloway, che però dovrà riuscire a sconfiggere un avversario come Calvin Cutter, che è ufficialmente nella top 10 e punta ad un'ulteriore vittoria di prestigio per poter ambire alla chance titolata. Si vanno a sfidare due fighters abili nello striking, che vantano la maggior parte delle loro vittorie appunto per finalizzazione da KO. Sono due avversari che comunque hanno dimostrato, soprattutto Max Holloway, di avere un ottimo cardio, e quindi non mi sorprenderebbe se il match si dovesse sviluppare lungo la durata delle 5 riprese. Il mio pronostico vede favorito Max Holloway. Bene amici di Fight, questo è stato il mio racconto e i miei pronostici di questa Fight Night, ricordiamo la prima Fight Night del 2021. Sarà una card molto molto importante, da cui andremo a capire chi sarà il prossimo number one contender nella Featherweight Division. Sarà una card importante perché capiremo se il nostro Alessio Di Chirico può continuare a cullare le chance e le velleità di restare nel roster UFC. Sarà una card che ci permetterà di sapere e di capire se Santiago Ponzinibbio può realmente puntare alla top 10 della Welterweight Division. E quindi non ci resta altro che attendere domani sera, vi ricordiamo l'orario, sabato alle ore 18 la preliminary card, ore 21 main card. Mirko Orlato vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda che we are the Shield of Wrestling.